Ci siamo, raga. Amici belli, benvenuti in questa nuova serie di video. Finalmente ci siamo in partenza. Sto per andare a prendere Nunzio. Sei pronto, Fra? Certo che sono pronto, figa. Adesso spacchiamo tutto. La prima tappa del nostro viaggio è stata a Kuchki, in Istria. Ci siamo fermati solo una notte, semplicemente per passare la serata con amici, visto che il 10 è stato il compleanno di Mauro. Verso le 21.30 siamo arrivati a Kuchki, nel nostro primo appartamento. Quindi ci prepariamo e andiamo. Ah, da questo momento in poi la situazione diventerà un po' ignorante. Quindi ho deciso di inserire questa musichetta. Ragazzi, siamo stati qua da Tony. Serata in 20 minuti, ci siamo spaccati in due. Questo è il primo personaggio che la Croazia decise di offrirci. Tony, il proprietario del ristorante dove siamo andati a mangiare. Io no, rifarmo ciunfini e ciunfini. Ciunfini e ciunfini, carne. Mi raccomando, ragazzi, venite da Tony, sì, che è migliore, ragazzi. Migliore. Dove arriva qualche signorino, qualche ragazzo, sempre se trova per mettere qualcosa, carne in carne. Oh! Un appartamento con colazione, ma no, colazione chissà cosa, una salsiccia e così va bene qua. Ragazzi, Tony è il migliore, grande ragazzi. Ci vediamo. Ciao. Dopo la cena siamo passati da casa di Defa. Siamo scesi a vedere la sua cantina, dove erano conservate le bottiglie di vino prodotte dalla sua famiglia. Ma il problema era che... è una boccia sparogna a dire Dio Porridge. Vabbè, se riesce ad aprirla. Ragazzi, ci sei? Le chiavi della cantina. Andiamo nella cantina. Ci troviamo. Ora invece vi presento il secondo personaggio di quella sera, sempre con lo stesso nome del precedente, Tony. Purtroppo avevo deciso che per tutto il viaggio non avrei fatto riprese di sera, mi sarei semplicemente goduto l'ignoranza. E questa è l'unica clip che testimonia quella serata. Guarda, mio fratello! Solo cola! Vabbè. È stata una serata molto ignorante. Ciao, Fra. Buongiorno amici, benvenuti nel secondo, nel secondo nostro giorno in Croazia. Ieri sera è stata una serata un po'... Abbiamo conosciuto due Tony. Due persone. Io spero di aver fatto qualche video ieri sera col telefono. E niente, siamo abbastanza in coma. Comunque possiamo dire che qua in Croazia bevono come gli animali. Sì. Il nostro viaggio riprendeva e la nostra seconda tappa è stata Mimice, a pochi chilometri da Spalato, nella regione della Dalmazia. Però prima di partire abbiamo deciso di fermarci a fare colazione. Thank you.
vabbè, ogni oretta, oretta e mezza. Mi stavo andando un po' al cervello. No, sono un po' stanco, quindi dopo un po' ho bisogno di fermarmi e rilassarmi un attimo. Siamo finiti questo parcheggio che è proprio in mezzo a nulla ed è spettacolare, che siamo circondati da sti monti. Raga, siamo arrivati a Mimice. Diciamo che la casa che abbiamo preso è un po' sotto le aspettative. Minchia, frate, però qua la situazione è grave. Mi sta sassi. C'è lo scaldabagno con sotto una bottiglia con l'acqua. Una branda in bagno. Ci aspettavamo vista mare. È di fianco al mare, però. Vista corridoio, bellissimo, ragazzi. Noi siamo pieni di soldi qua. Il primo episodio di Croazia on the Road finisce qui. Anche perché, come ho già detto, di sera non ho fatto tante riprese. In questo primo video vi ho voluto raccontare il nostro viaggio che ci ha portato da Vimercate fino a Mimice. Io spero che questo video vi sia piaciuto e non perdetevi il prossimo episodio perché vedrete questo. Amici, benvenuti a Spalato! Ok raga, siamo arrivati a Sibinik. Il secolo, c'è il secolo, balo.